Oggi siamo qui con Giorgio Porta perché il Lido di Villa Olmo compie 30 anni. Come festeggerà questo evento? Sono 30 anni di gestione, giovedì sera, dopo alle ore 20, giovedì 30 giugno, faremo una piccola festa aperta a tutta la cittadinanza, l'ingresso è libero, ci sarà una proiezione di immagini e Luigi Corbetta, noto fotografo in Albavilla, con la sua band suonerà musiche dei Pink Floyd, il tutto accompagnato da un happy hour che inizierà alle ore 20. Beh, diciamo che noi abbiamo iniziato, io e Maurizio Locatelli, abbiamo iniziato veramente da giovani qua al Lido di Villa Olmo, ai tempi della scuola, dell'università. Si studiava ed estate per guadagnare qualcosa si lavorava qua, erano gli anni 70. Ma il Lido di Villa Olmo ha una data ben più vecchia, infatti risale addirittura al 1800. Le tappe fondamentali del Lido di Villa Olmo sono state nel 1930, la costruzione da parte del comune del nuovo Lido di Villa Olmo e il Lido dei ragazzi, poi negli anni 60 la costruzione del ristorante e la sistemazione dell'arenile e negli anni 70 in occasione di Giochi senza frontiere, edizione che si è svolta a Como, la costruzione delle due piscine che oggi compiono appunto 40 anni. Ah, benissimo. E adesso vediamo che è frequentato questo Lido, ma dai comaschi o anche dai turisti? È un Lido frequentato prevalentemente dai comaschi e dalla Convalle, però abbiamo notevole presenza turistica data anche dalle numerose convenzioni che abbiamo con tutte le strutture ricettive comasche. E questa stagione come sta andando? Visto anche insomma il maltempo del mese scorso e per fortuna adesso c'è un bellissimo tempo, ma come va la stagione quest'anno? La stagione era partita molto bene con quel mese di aprile-maggio molto caldo, poi si è completamente fermata. Siamo decisamente molto sottotono, abbiamo un giugno comunque tutto sommato abbastanza nella media come presenze. Abbiamo alle nostre spalle una piscina, ma lì c'è anche il lago. Qual è la balneazione del lago di Como? Lo stato di balneazione del lago di Como attualmente è direi molto buono, da 5 anni stiamo facendo a nostre spese campionamenti dell'acqua, posso dire senza essere smentito che l'acqua davanti al Lido di Villa Olmo è balneabile, il sindaco perché sua è la competenza ha già inoltrato alle competente organo regionale la richiesta per riattivare la balneazione del lago di Como nella zona fronte lago, penso e spero proprio che nel 2013 tutti potremo oltre che bagnarci in piscina ritornare a nuotare nel lago. E quali sono i progetti per il futuro, anche per il mese futuro rispetto alle attività qui a Villa Olmo? Progetti a brevissimo, sicuramente il mese di luglio ci vedrà impegnati proprio per celebrare degnamente questi 30 anni della nostra attività. Sarà allestita anche all'interno del Lido una mostra con un percorso fotografico che racconterà la storia del Lido dal 1800 ai giorni nostri. Invece sul lungo periodo sicuramente la balneazione del lago di cui ne abbiamo parlato poc'anzi sarà il nostro obiettivo. Speriamo allora, in bocca al lupo per il futuro e buona estate. Grazie e aspettiamo tutti i cittadini comaschi e non al Lido di Villa Olmo.